pure alle finestre, scrivevo, leggevo. La mia coerenza sta nel fatto che sono molto onesto nelle cose che produco. Siamo nati il 21 aprile. Ripartiamo da qui, cioè dalla riconquista del senso della comunità. Io ho fatto la sarta. So che ero ragazzina e la zia, che era bravissima, mi diceva, ma guarda questo qui col drappeggio, mi fai il modello tu? E io gli facevo il modello. Perché proprio avevo questo sviluppo delle cose, le indovinavo subito prima di cominciare, mi bastava guardare. E io sapevo già quello che dovevo fare. Questo ce l'ho sempre avuto, anche se non giocavo con la bambola. Sono arrivata sui 14-15 anni, finito le scuole, così o durante l'estate, ho cominciato ad andare in qualche sartoria, così, per ammazzare il tempo dell'estivo. E così allora ho detto, ah ma se io avrò una sartoria, dicevo a mia zia, dovrà essere grandissima, una sartoria proprio in grande stile. Mi sono un po' predetta l'avvenire. Dunque, una sartoria teatrale ha bisogno di spazio, molto spazio. Ci vuole una buona direzione. La direzione deve essere competente di quello che è la tecnica del lavoro. Ci vuole una testa direttiva come organizzazione anche nei rapporti sociali, e organizzazione nel tempo. Dice, per fare questo spettacolo ci andrà un mese, due mesi, questo va a finire al tal mese, posso inserire una piccola cosa, e ci vuole qualcuno che, d'accordo con la parte tecnica, risolve questi problemi. E poi in laboratorio devi avere un bravo tagliatore maschile e una tagliatrice femminile. E poi il laboratorio. Tante persone quante te ne servono. Molte volte non si riesce a svolgere tutto il lavoro nell'interno del laboratorio, perché la sartoria teatrale capita che tu fai 20 vestiti uguali, o 50, o 30, o 10, insomma anche 10 uguali. Allora fai il prototipo, ne fai uno, e poi il resto lo tagli e lo dai a fare. Molte sartorie teatrali danno fuori direttamente, fanno fare anche il prototipo fuori. Non è mai stato nel nostro sistema.